Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione giorno, che apriamo con la cronaca per un'operazione condotta in queste ore dalle forze dell'ordine su larga scala contro il traffico di sostanze stupefacenti. È stata sgominata una banda con 20 arresti, sequestrati oltre 15 kg di droga tra eroina e cocaina, tanti dettagli. Allora andiamo a collegarci con Milano, lì dove ha preso vita questa operazione, con la nostra Benedetta Maffioli. Benedetta. Buongiorno Mario, esatto, la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone, 15 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, tutti di nazionalità albanese e italiana e tutti gravemente indiziati di essere a vario titolo partecipe o comunque collegati ad un'organizzazione per delinquere finalizzata appunto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata anche dal metodo mafioso e soprattutto dall'uso delle armi. L'operazione condotta dai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile è iniziata a settembre del 2019, quando, seguendo una possibile pista di fornitura di spaccio appunto nella piazza di Pioltello alle porte di Milano, i poliziotti sono riusciti a risalire ad una serie di persone di origini albanese dimoranti in alcuni comuni della bassa bergamasca. L'attività investigativa, che ricordiamo è attualmente alla fase delle indagini preliminari, si è così incentrata su un'organizzazione criminale di matrice albanese italiana attiva tra il Bresciano, la Bassa Bergamasca e alcune aree dell'Interland milanese, che per affermarsi appunto in alcune piazze di spaccio ha compiuto anche gesti eclatanti di violenza, talvolta con l'uso delle armi. E secondo gli investigatori, l'organizzazione criminale avrebbe fornito prevalentemente di eroina e cocaina anche altri gruppi criminali attivi nel centro-nord Italia. Nel corso delle indagini, Mario, come dicevi, la polizia ha eseguito quindi 15 arresti in flagranza e sequestrato 1,4 kg di cocaina, 14 kg di eroina e 100 kg di sostanza da taglio e un totale di 17.500 euro circa di contanti e poi due pistole semiautomatiche. Numerose sono anche state le perquisizioni effettuate, nel corso delle quali sono anche stati sequestrati 74.000 euro in contanti ed è stata arrestata una persona per la detenzione di 700 grammi di cocaina. L'attività infine è stata svolta con l'ausilio degli agenti delle squadre mobili della questura di Bergamo, Brescia, Bolzano, Novara, Rimini, Varese e del reparto prevenzione crimine della Lombardia. Ti ridò la linea, Mario. Grazie Benedetta, restiamo sui temi della cronaca per un nuovo caso di violenza in famiglia. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza sabato scorso, la notizia è stata resa nota soltanto oggi, un uomo di 67 anni per aver tentato di colpire la moglie alla testa e alla fronte con una mannaia da cucina. A fermare l'uomo, l'intervento della figlia della coppia, che è riuscita a disarmare il 67enne. Secondo i carabinieri, all'origine di questo gesto lo stato depressivo di cui l'uomo sembrava soffrisse, provocato da un paventato improvviso esborso di denaro necessario per alcune ristrutturazioni dell'abitazione in cui vivevano. La donna ha riportato ferite da taglio alla testa, come detto, nella zona frontale. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore. Temi che si ricollegano più in generale a quelli della sicurezza, sicurezza che è al centro del dibattito politico anche a Vigevano. Vado da Paolo Barni. Perché? Perché l'opposizione chiede un maggior presidio del territorio, in particolare alcune vie, alcune strade calde del centro della città. In che modo? Con l'utilizzo di un presidio di vigilanza private. Così Paolo. Sì, esatto. Buongiorno da Vigevano. È arrivata questa che è una richiesta, ma è anche una proposta da parte del Partito Democratico, cioè quella di istituire un presidio fisso di sorveglianza per garantire la sorveglianza, appunto la sicurezza del centro storico, in particolare in zone di Piazza Sant'Ambrogio e di Piazza Vittorio Veneto, meglio conosciuta come Giardini Regina Margherita. Perché è sia una richiesta che una proposta? Perché il Partito Democratico dice se la polizia locale non è in grado di per carenza di uomini poter attuare questo presidio fisso
in queste due aree del centro che sono adiacenti e si trovano a pochi passi da qui, almeno venga utilizzata la vigilanza privata con cui il comune ha un contratto ormai da qualche anno e che fa sorveglianza con dei giri, però sono dei passaggi verso alcuni luoghi sensibili. Si chiede che venga eventualmente collocata in maniera fissa in quelle due zone. Vediamo che cosa succederà, ma sicuramente qualche cosa si farà, perché è la novità che è emersa ieri nel tardo pomeriggio è un intervento della prefettura con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che ha analizzato il caso di Vigevano e ha definito la situazione comunque è preoccupante per quanto riguarda gli episodi definiti incresciosi che hanno visto alcune giovani nelle notti, specialmente del fine settimana. C'era stata una breve tregua dopo Natale, sembrava che il problema si fosse in qualche maniera messo a silenzio, e invece negli ultimi weekend ancora episodi di risse in centro. Che cosa ha disposto il Comitato Ordine e Sicurezza della Prefettura? Si farà un tavolo tecnico che sarà coordinato dal nuovo questore di Pavia, che tra l'altro vi abbiamo presentato con un'intervista proprio nei giorni scorsi, e verrà coinvolta la polizia locale con possibilità di prolungamento dell'orario di servizio nelle ore notturne. Questo dice la nota della Prefettura. È stato poi anche chiesto di potenziare la videosorveglianza e l'illuminazione in alcune zone, come quella del mercato coperto. E infine si cerca di un maggiore coordinamento per garantire una maggiore sorveglianza per il centro storico. Quindi di fatto anche la prefettura ha evidenziato che il problema c'è. In attesa però di questo tavolo tecnico che verrà convocato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ascoltiamo dal capogruppo qual è la proposta del Partito Democratico, e poi la linea può tornare allo studio. La situazione in piazza Sant'Ambrogio, al parchetto della Regina Margherita, è purtroppo fuori controllo, perché queste baby gang e questi ragazzini importunano le persone, ma soprattutto fanno risse e danneggiamenti. Noi abbiamo chiesto un incontro con il comandante della polizia locale in questi giorni per valutare delle proposte che vogliamo fare, appunto, per risolvere questo problema. Perché purtroppo abbiamo visto che la Lega, soprattutto il sindaco Ceffa, la situazione non la riesce a tenere sotto controllo, anzi, purtroppo va avanti da ormai mesi e anni. Questo è insopportabile per i vigevanesi, ma anche per le attività commerciali della zona, che purtroppo vedono tutti i giorni queste problematiche. Servono dei controlli fissi tutti i giorni, soprattutto nel weekend. E questa mattina Coldiretti è scesa in piazza in tutta Italia per protestare contro il caro energia che sta generando forti ripercussioni economiche su agricoltori e allevatori che non riescono a coprire di fatto i costi di produzione, ma anche sulle famiglie per i rincari dei prezzi. Insomma, una situazione piuttosto complessa. Io vado da Benedetta Maffioli, che ha seguito questa mattinata di presidio, ma anche di proposte. A te la linea. Sì, Mario, sono scesa in piazza a Milano, così come a Pavia e così come nelle maggiori piazze d'Italia, gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti che, diciamo, con trattori e animali al seguito hanno lasciato le campagne e si sono appunto recati in città per protestare da un lato contro l'aumento dei costi dell'energia nelle bollette, dall'altro anche per dire basta alle speculazioni sui prezzi finali dei prodotti, che sono sempre più alti, mentre invece i compensi riconosciuti agli agricoltori non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Secondo Coldiretti, infatti, sono aumentati i costi del gasolio, dell'elettricità, i prezzi dei concimi e i fitosanitari, tutti elementi che sono indispensabili e necessari per l'agricoltura e l'allevamento. A Milano, quindi, gli agricoltori e gli allevatori si sono trovati sotto la prefettura in attesa anche di poter essere accolti dal prefetto Renato Saccone per condividere con lui un documento con le richieste di Coldiretti
diretti al governo, con l'obiettivo appunto di sollecitare una serie di interventi a supporto delle imprese. In particolar modo, cosa chiede Coldiretti? Soprattutto la richiesta è quella di uno sblocco delle risorse del PNRR per circa 2,7 miliardi di euro, di cui questi 1,5 miliardi destinati proprio alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle delle varie aziende agricole, quindi ad impatto zero a livello anche ambientale, che permetterebbe di abbassare i costi dell'energia. Come dicevano da dire, sono proprio per le aziende agricole aumentati di media del 70%, ma anche in alcuni casi del 110%. Gli agricoltori vorrebbero poi che una parte delle risorse venisse destinata ai contratti di filiera, che sono essenziali nel settore lattiero-caseario, tra l'altro sono fondi che sono già stati stanziati ma ancora non utilizzati. Si chiede poi più liquidità per le imprese e infine la richiesta appunto è quella di una verifica sulla speculazione finanziaria e sui prezzi finali dei prodotti messa in atto, dicono da Coldiretti, in questo periodo dal settore della trasformazione e della grande distribuzione. Sotto la prefettura di Milano, come abbiamo visto dalle immagini, c'erano anche due piccoli vitelli che sono, diciamo, i nipoti della mucca Giustina, che invece la mucca Giustina era nella piazza di protesta di Roma, proprio a simboleggiare la battaglia per un prezzo del latte più giusto. Secondo le ultime stime, infatti, il costo della produzione del latte è salito a 46 centesimi per litro, mentre il prezzo che installa, concordato con il governo, arriva a soli 41 centesimi. Durante la giornata di protesta della Coldiretti hanno anche partecipato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che nel suo intervento ha ribadito diciamo, l'importanza del proteggere il Made in Italy e anche la vice sindaco del comune di Milano, Danna Scavuzzo. Ti ridò la linea, Mario. Grazie, grazie Benedetto. Ovviamente torneremo sia su Pavia che su Milano a documentare questa protesta nelle prossime edizioni. Tra le motivazioni di questo presidio abbiamo sentito il tema dei rincari dell'energia che stiamo trattando, analizzando diverse situazioni. Nelle scorse ore abbiamo visto anche come questo problema vada a intaccare le casse dei comuni a rischio default. Il caso è di Casteggio. Dai 670.000 euro del 2021 ad oltre 1 milione nel 2022. Queste le previsioni di spesa per l'energia per il comune di Casteggio, 6.500 abitanti circa, dettate dall'impennata dei prezzi di luce e gas che stanno mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema economico italiano e ora dati alla mano anche degli enti pubblici. Un aumento del genere, fanno sapere dal piccolo comune dell'Oltrepò centrale, potrebbe portare al default o in alternativa al taglio di servizi essenziali, come il trasporto scolastico e i servizi sociali, che graverebbero poi sulle tasche dei cittadini. Insomma, dopo anni di tagli alla spesa pubblica che sono finiti per impattare soprattutto sugli enti locali, nei piccoli comuni da tagliare non è rimasto praticamente nulla e servono misure urgentissime per evitare il peggio. Caro energia che sta mettendo davvero in difficoltà cittadini e imprese, ma a soffrire potrebbero essere e sono già in realtà anche gli enti pubblici con prospettive davvero nefaste per il 2022. I numeri si stanno rivelando devastanti. Ora chiaramente siamo tutti un po' in trepidante attesa delle decisioni del governo, ma diciamo che le prime proiezioni del caro energia potrebbero davvero incidere in maniera definitiva su alcuni bilanci comunali. Abbiamo visto, insomma, le prime previsioni di quello che potrebbe essere il bilancio di Casteggio e davvero potremmo trovarci in enorme difficoltà. Da circa 700.000 euro a oltre 1 milione. Cosa significa questo dal punto di vista della gestione del comune e dei servizi per i cittadini? Sì, i rincari più o meno che abbiamo previsto in base a quello che il governo ha stimato sono questi. È chiaro che bollette che passano ad aumentare di quasi 400.000 euro, anche più di 400.000 euro per il comune di Casteggio, significa trovare tagli da fare per 400.000 euro. Dopo anni, come appunto si sa bene, di spending review, di riduzione delle spese, è quasi impossibile trovare 400.000 euro di servizi da tagliare. Si produrrebbe un effetto catastrofico. Quindi bloccare i servizi sociali, il trasporto degli alunni scolastici, il taglio del verde, qualunque tipo di attività che chiaramente non è sostenibile dal comune. È chiaro che però qui una soluzione va trovata perché a breve le bollette cominceranno ad arrivare, in più ci saranno i conguagli e quindi tutta una situazione che se non viene sostenuta da una scelta del governo ci potrebbe mettere davvero in ginocchio.
Cambiamo argomento, ritorniamo a Vigevano con le notizie perché dopo anni di attesa è arrivata finalmente la fumata bianca con la votazione in Consiglio Comunale per il progetto dell'isola ecologica di Via Ceresio. Allora, per i dettagli torno a collegarmi con il nostro Paolo Barni. Paolo, questo è uno dei temi ma non il solo in Consiglio. Sì, esatto, ancora buongiorno. C'è stato questo voto che era atteso da tempo per la realizzazione della nuova isola ecologica nell'area industriale di Via Ceresio, nei pressi di Corso Torino. Un'isola ecologica il cui iter di realizzazione è iniziato oltre 3 anni fa, era il 2018 in Consiglio Comunale. C'è stata anche polemica su questi ritardi, in particolare dal Partito Democratico e dal Polo Laico, ritardi su cui il sindaco Andrea Ceff ha tagliato corto, ha detto c'è stata di mezzo anche la pandemia, adesso il progetto è addirittura d'arrivo, pensiamo a farlo, anche perché questa è l'opera che da anni viene promessa per riuscire a risolvere anche alcuni problemi della raccolta differenziata in città, in particolare porterebbe alla possibilità di eliminare le campane del vetro e i cassonetti del verde che sappiamo essere il ricettacolo di abbandono di rifiuti di ogni genere. L'iter, c'è stato questo passaggio in consiglio che qui di fatto si va a confermare l'individuazione dell'area, la destinazione dell'area, ci sarà un ulteriore passaggio in giunta comunale perché sono state chieste alcune piccole modifiche al progetto presentato da SM e poi a quel punto si potrà costruire l'isola ecologica, stiamo comunque parlando ancora di diversi mesi prima di arrivare alla partenza del cantiere. Dicevi bene Mario che non è stato questo l'unico provvedimento adottato dal Consiglio Comunale riguardo all'utilizzo di aree, infatti è stata anche individuata l'area dove progettare la nuova scuola materna per la frazione Piccolini, è uno di quei progetti per cui si andranno a richiedere i fondi del PNRR. L'area interessata è collocata tra l'attuale scuola materna, che è proprio all'inizio del centro abitato della frazione, e il palasport, e l'idea, visto che l'area è molto grande, potrebbe anche essere quella di creare una certa continuità fra il centro abitato con dietro la scuola verso il palazzetto, un parco pubblico richiesto dai residenti del quartiere e poi da lì magari, visto che il parasport nuovo ha ancora necessità di un parcheggio, visto che è stato realizzato soltanto una piccola area di sosta per il momento, dopo il parco puoi avere il parcheggio e, che condurrebbe poi definitivamente al palasport. Questi due progetti di rilievo urbanistico che sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Vigevano. Grazie Paolo, e il Consiglio Comunale anche a Milano ha alcuni temi da affrontare, tra questi uno lasciato in sospeso dalla passata legislatura, il piano aria con numerose polemiche, la pioggia di emendamenti da parte del centrodestra, ma anche le prime frizioni con i Verdi. Sentiamo. In questi giorni l'aula di Palazzo Marino sta affrontando la discussione sul piano aria-clima, uno dei provvedimenti bandiera del primo mandato di Beppe Sala, ma mai approvato per l'ostruzionismo delle opposizioni. Oggi, con entrambi i piedi nella seconda giunta Sala, viene riproposto, ma il centrodestra ha nuovamente sommerso con una valanga di emendamenti il documento. Per capire di cosa si tratta si può andare sul sito del Comune, dove si parla di uno strumento a tutela della salute e dell'ambiente finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e a rispondere all'emergenza climatica. Tra gli obiettivi del piano c'è il rientro nei valori limite delle concentrazioni di polveri sottili, così come fissate dall'Unione Europea, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica più o meno della metà entro il 2030 e la trasformazione del capoluogo lombardo in una città carbon neutral al 2050, oltre ad azioni di raffrescamento urbano e riduzione del fenomeno dell'isola di calore in città. Parole che sulla carta dovrebbero far esultare la pattuglia di Europa Verde. Non è però così, come spiega il capogruppo in aula, Carlo Monguzzi. Sono 968 pagine di parole, senza conseguenze pratiche. Figuriamoci se in questo momento non abbiamo bisogno di azioni. Noi abbiamo bisogno di cose concrete che migliorino l'aria, migliorino i sistemi di riscaldamento, il traffico, l'urbanistica, ma non un piano di parole. Di parole ne sentiamo in continuazione e io penso che proprio
tutto serviva al nostro comune in questo momento, meno che un altro piano di solo parole. Tante parole, pochi fatti dunque. Le priorità pratiche per Monguzzi sono ben altre. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ci dice che la causa principale dello smog a Milano è il traffico autoveicolare e all'interno di questo i veicoli diesel. Bisogna che Area B, che sta cercando di vietare i diesel, non metta le deroghe, perché purtroppo Area B da un lato vieta i diesel, dall'altro mette le deroghe e quindi l'effetto sono i dati che forse i telespettatori vedono delle centraline che sono quasi sempre oltre la soglia di allarme. Lì ci vogliono misure concrete, non basta dire miglioreremo l'aria. L'aria non si spaventa con i comunicati stampa. E come ambientalista, come cittadino, come portatore di due polmoni sono veramente deluso. Cambiamo argomento, arrivano per fortuna buone notizie dal settore dell'industria, a dirlo i dati dell'ultimo trimestre del 2021. Facciamo il punto. Nel quarto trimestre 2021 la produzione industriale lombarda cresce del 2,3% congiunturale e chiude così l'anno in rialzo sia rispetto al 2020 con più 15,6% che al 2019. Fanno da traino al recupero produttivo gli ordinativi. Quelli domestici sono cresciuti dell'11% rispetto al 2019 e quelli esteri del 14,7%. Sono questi, si legge in una nota, i dati emersi dalla consueta indagine congiunturale di Unioncamere Lombardia. L'industria lombarda dunque recupera pienamente il livello 2019, ma purtroppo non l'artigianato, che sconta ancora un differenziale negativo sul 2019. Il quarto trimestre del 2021 per l'industria e l'artigianato lombardo si chiude in maniera particolarmente positiva. Tutti gli indicatori, produzione, fatturato, ordini interni, ordini esteri, crescono rispetto al trimestre precedente. Se guardiamo poi il consuntivo e lo confrontiamo col 2019, che è l'ultimo anno vero prima della pandemia, vediamo che l'industria non solo raggiunge quei dati ma li supera in maniera importante, l'artigianato li raggiunge. Certo, l'export ha contribuito molto in questa performance, a consuntivo raggiungeremo i 130 miliardi di export in Lombardia, che è il dato più alto di sempre, ma anche gli investimenti fatti dalle imprese sono continuati e si sono consolidati. Certo, sulla ripresa del 2022 pesano gli incogniti della bolletta energetica e del rincaro delle materie prime, ma sono convinto che se Regione e Camera di Commercio continueranno ad essere vicino al mondo delle imprese dell'artigianato, esse faranno il loro lavoro e porteranno dei risultati importanti anche in quest'anno. Apriamo una finestra sulle prossime elezioni amministrative. A Magenta si è presentata la lista Nuova Italia con i suoi 11 punti di governo. Era una candidatura già annunciata, quella di Munib Ashfaq, leader della Nuova Italia, che è diventata ufficiale nel corso di una conferenza stampa martedì sera, dove il leader del movimento politico ha presentato i suoi 11 punti per conquistare la città della battaglia, tra cui spiccano la realizzazione di un asilo nido comunale, far diventare gratuito il parcheggio di Via De Gasperi, la tutela dei diritti delle minoranze e anche un Luna Park. Se oggi tu metti un terreno a disposizione di questi investitori, questi vengono, realizzano i parchi senza che il comune spenda un centesimo, e una parte, una buona parte delle entrate da questo progetto finirà nelle casse comunali, quindi un Luna Park. Sulla realizzazione di una moschea o di altri luoghi di culto per le confessioni religiose della città, Ashfaq chiarisce che ciò dovrà avvenire senza impegno di soldi del comune. Quindi mi piacerebbe che la comunità evangelica, inascoltata in questi anni, possa avere un luogo di culto, mi piacerebbe se la comunità musulmana, inascoltata in questi anni, possa avere un luogo di culto. Il comune quello che deve fare, e lo può fare Enzo Salvaggio e non lo farà. Lo può fare oggi l'assessore Laura Cattaneo e non lo farà. Lo può fare il futuro assessore, se di destra o di sinistra, ve lo dico già oggi,
poi passerò per il veggente che ogni tanto avverano le sue profezie, non lo faranno. Quello che deve fare il comune è mettere a bando. Oggi il nostro PGT prevede già un'area che deve essere messa a bando. Chi vince il bando paga gli oneri, paga le spese e se lo costruisce, come accade con qualsiasi struttura religiosa. Il comune di Magenta non può e non potrà sicuramente a partecipare con le spese alla realizzazione di un luogo di culto. Ecco. Non ci sono altre notizie, la nostra informazione come sempre ritorna a partire dalle 19 con l'edizione Milano. We'll be right back.